Ciao ragazzacci, io sono Mitra125 e oggi siamo qui su Airport Zero. Gioco bellissimo secondo me, è tipo Prison Architect, chi si mi ricorda, chi si mi ha seguito all'inizio, chi c'era, insomma, si ricorda Prison Architect, Airport Zero più o meno riprende quello stile lì. No, la figata è che ti fa scegliere anche dove mettere l'aeroporto. Il gioco in inglese, ma è di una semplicità assurda, quindi io lo metto a Bologna l'aeroporto, scusami, e l'aeroporto si chiamerà Bologna Marconi. Vuoi mettere? Figo il tutorial così che con lo schermino del cellulare, sai che ci sta tantissimo, ci sta. Ti spiega tutto, ti spiega. Volevo vedere una cosa però, volevo vedere se c'era tipo... No, non me lo fa vedere. Bello, bello, se io clicco qui... Ah, mi fa vedere quello che fare, tutorial, tutorial. Oh, ok, small, small, small. Poi ci saranno. Ah, bello, mi piace, ma scusami. Non qui, se io vado qui c'è la voce tutorial. Ah, mi aiuta a costruire tutto, mi aiuta a costruire. Molto bello, mi piace come è fatto. Ok, ovviamente ti dà dei suggerimenti per costruire il tuo piccolo aeroporto. C'hai tutte le tue cose da piazzare, asfalto o... No, no, facciamo di grassa, io vedo grassa lì. Mi dici come si gira? Ah, si gira così, semplice. Io la metterei proprio qui. Proprio qui centrale, insomma, cioè al bordino. Non si può allargare un po' di più per vedere dove sono. Vabbè, non si può allargare un po' di più, ma io la lascerei così. Ed è a posto, Quindi aspetta che i tuoi lavoratori che sono qui inizino a costruire. Però stanno iniziando a costruire? Ah no, devo piazzare, devo piazzare, devo piazzare, ok. Inoltre devo piazzare due runway, cioè ti dà tutto, ti dà. Ok, io ovviamente ho fatto tutto di grass, oh, sta cosa qui che se ne va mi fa impazzire. Ho fatto tutto di grass, continuo a fare tutto di grass. Scusami, se faccio così, com'è l'entrata? Ok, ti dà anche gli aiuti per l'entrata, queste cose qui. È arrivato il mio primo aereo. È arrivato il mio primo aereo. Che cos'è? È un 182 della Cessna. Ok, è giusto che sia così. Mi piace tantissimo, mi piace questa cosa qui. Inoltre ho aperto l'aeroporto, quindi qua ho scoperto anche che c'è l'upgrade. Posso metterlo in asfalto o in concrete. Quello che non capisco è questo qui, è per take-off, departure, land, ok. Take-off mod, non ne ho la più pallida idea di cosa voglio dire questo. Common, oh, no, vabbè, se lo fanno come vogliono loro, se la vedono loro. Ok, il primo aereo è arrivato. Ha bisogno di acqua o carburante, penso sia carburante. Però noi non abbiamo la cosa del carburante. Devo aspettare che tre aerei atterrino. Questo qui è atterrato adesso e ripartirà domani mattina alle 6. Quindi non, stanotte sarà qui. Sta andando dove? Sta andando in Bulgaria. Mi piace, con un Cessna parti da Bologna per andare in Bulgaria. A voglia. A divertirti. Ok, comunque gli aerei stanno arrivando, quindi vuol dire che funziona. Sono accese le luci, questo mi piace tantissimo. Questi pagano un parcheggio, si vede. Sì, lo vedi, pagano 17, ma pochissimo, perché io sto prendendo un sacco di soldi. Va bene, questi che so, 700 euro sono rimasto. O 700.000 euro, 700.000 euro, questo è il puntino, sì, 700.000 euro. Vabbè, devo ancora costruire, devo aspettare, quindi devo solo aspettare, non posso fare niente. Ok, il camioncino è arrivato. Il camioncino è arrivato, posso cambiargli la targa? Ti prego, fammi cambiare la targa. Show in menu, no, non posso cambiargli la targa, porca di quella miseria. Ok, è il mio primo rifornimento. Questo cos'è? Un Baron 58, infatti, è il Beecraft. Vai, dai un po' di carburante. Perché fai il giro lungo? Che era qui, era. Fammi vedere, come fa a fare carburante? Se non lo si mette così, Ok, niente, lo rifornisce in questo modo. Però penso che mi dia dei soldi, sì, infatti. Mi dà dei soldi, quindi posso guadagnare qualcosina, non è male. Inoltre qua si è imballato tutto perché ho mandato a casa gli operai, non stavano facendo niente, che me tenevo a fare? Erano lì, erano, ok. No, a parte che è fighissimo che c'è anche la neve. Io mando tutti quanti operai a casa perché non ho fondi per fare niente. Però si sta rilevando... Cioè, molto molto carino, mi piace. Qui ho dovuto fare una modifica, non so se ve ne ho parlato, ma non riuscivo a collegare questo con la strada, quindi ho fatto sta curvettina qui. Purtroppo poi la sistemerò, magari metterò una linea più dritta, vediamo. Ma io mi chiedo, in sto gioco c'è lo spam, c'è? Ma veramente? C'è lo spam, è quello lì, quello che muore sempre in qualche posto strano. Non ci sono i soldi fissi, basta che... Ma guarda, c'è lo spam in questo gioco. Oddio, va bene, ti rimuovo subito. Ah, sono arrivate... Lo staff è arrivato, quindi. Quindi lo staff arriva da solo, fa tutto da solo. Ok, io non sto costruendo niente, quasi quasi sapete che faccio per risparmiare 2 soldi. Che ho veramente pochissimi soldi, ho chiesto anche un prestito. Mandiamoli tutti a casa questi, va. E comunque, questi che stanno facendo? Contractor, non so chi siano, ma non ho la più pallida idea di che stiano facendo. Non c'è niente da costruire, scusami. Oggetti da costruire 7. No, allora lasciamene un paio, va.
Lasciamene due, che è la meglio cosa. Pago un sacco di soldi, mi stanno facendo spendere un sacco di soldi, sono sempre poveretto. Guarda, l'economia non sale, anche se ho 137, sì, perché mi hanno dato i soldi gli altri. Ovvio che vado avanti, con i soldi degli altri, e vai in banca. Qui ho fatto una cavolata assurda, l'ho fatta piccola. Invece di farla da 5 l'ho fatta da 4, guarda che storta. Questa, appena abbiamo due soldi, la mettiamo a posto. Ah, la pista si rompe pure. Andiamo proprio bene, andiamo. Ok, devo anche ricordarmi di riparare la pista. Infatti questo non riusciva a partire perché c'aveva la pista rotta. Va bene, va bene, va bene, ci pensiamo dopo. Intanto andiamo a far... vado a cercare un po' di contratti, perché sono senza soldi. È finita l'epoca dei soldi. La cosa bella è che, mettendo le mod che ci sono sul workshop, hai delle compagnie tipo Lufthansa che conosco, Iberia conosco, le altre non le conosco, ma ci sono anche le compagnie vere. Oh, mio primo passeggero, salve signor, signora Audrey Bernasconi, fantastico, dalla Svizzera, e quindi va qui, va al check-in, ovviamente qui ci sono le, poi in futuro dovrò mettere anche i bagagli, ma al momento bagagli non ne abbiamo. La signora quindi ha fatto il check-in, ha un boarding pass, quindi può salire, va qui al check-in, non so se gli fanno anche, chi sono questi? No, no, questi sono quelli che lavorano, employ, ok. Che caspita vuoi, signor? Bladder, se stai ferma un attimo, guarda. Porca di quella miseria, guarda, mi sta facendo diventare scemo. Signora, porca di quella miseria, stia ferma. Allora, non ci sono i bagni. Ok, hai ragione, signora, non ci sono bagni. Hai perfettamente ragione, ma io come te lo metto mo il bagno? Che mi viene a costare un sacco di soldi. Quanto mi costi? Non mi dice il prezzo, 500, sapete che qua un'area, piccola area, bagno lo devo fare. Però no, però aspettiamo prima che se ne vada la signora, non, per il momento bagno non te ne facciamo. Come siamo messi qua? Devono arrivare due aerei, quindi c'è una macchina, ok, abbiamo tutto quanto. Adesso arriverà l'aereo che atterrerà alle 8 e partirà alle 8, no, atterrerà alle 5 e partirà alle 8. Mentre questo qui atterrerà alle 8 e mezza e partirà alle 11 e mezza. Spero di non aver fatto troppi casini qua, ma dovrei... No, non li posso più trascinare, ok. Quindi adesso dovrebbe arrivare un aereo che si va a posizionare lì. Io dovrei prevedere anche dei soldi, perché soldi non ce ne stanno più. Dovrebbe atterrare... Eccolo, eccolo! Scusi, che aereo è lei? È piccolino, sì, è del 208 Caravan. Avevo tante compagnie da cui scegliere, ho scelto quella che aveva... aerei piccoli, perché tanto abbiamo solo piccolini, abbiamo, non abbiamo grossi cose. Ok, quindi qua a terra... Questo è atterrato, ok, anche lui si dispera, se non riesco, guarda, ok, stai fermo, questo che caspita sei, questo pulsante, non è che l'ho bloccato, ok, blocco questo, ok, non ci sono posti a sedere, non ci sono bagni, questa è una cosa che dobbiamo subito sistemare, allora facciamo così, io mi sistemo anche questa cosa qui, mi sistemo, perché prendiamo un paio di contractor e vado a fare un po' di posti a sedere, qualcosina, perché guarda, stanno in piedi. Sapete che penso? Che qui il carburante non ci arriverà mai nella vita. Devo fare anche la strada, ma sono senza soldi, sono sempre senza soldi, devo chiedere un sacco di prestiti in questo gioco. Mi serve un CIO perché non ho le statistiche, sto impazzendo a capire le statistiche. Intanto io prendo questo CIO e vediamo cos'è. Intanto ho messo un altro aircraft qui per permettere di comunque di avere più quando vado a premere qui. Ho due... come si chiamano? Due stand, quindi posso avere cioè posso mettere molto più personale, cioè posso caricare molto di più. Adesso io devo cercare di mettere un'altra, ho ripagato tutti i debiti, devo cercare di mettere un'altra pista, perché questa qui non dura niente. Io peraltro non so se upgradandola ad asfalto, se mi dà veramente un qualcosa, cioè mi dà qualcosa di più oppure non serve a niente, questo voglio capire. Che stavo guardando qui le cose che devo sbloccare, ma sono infinite, non ce la farò mai nella vita. Intanto ho preso lo spam filter, perché c'è $150, guarda, se li merita tutti non rompere più le scatole. Intanto c'ho il CO, quindi va bene. Stavo cercando per sbloccare, forse devo andare a vedere, voglio sbloccare gli shop, non so come fare, non mi dice come fare. O dovrei seguire ancora il tutorial, ma non vorrei ancora allargare il mio campo, visto che non c'ho soldi, che vado a fare, non mi conviene. Io ho messo anche il negozio, non so se per la mod, non lo so, però mi dà questi soldi qua e purtroppo non lo ho messo al contrario. Adesso aspetterò i 9 giorni che passano per ruotare le casse, perché mi sembrava in questo modo. E invece è al contrario, devi mettere in pratica per ogni contratto, c'è Victoria's Secret per esempio, bello, bello, questo è tutto mod. Sto cercando di dare dei colori, però i colori, sapete che non c'è tanta scelta, tanta possibilità di colori, cioè ci sono, ma sono tutti più o meno uguali e quindi non mi sta lasciando contento questa cosa qui, voglio personalizzare di più. I colori sono tutti molto scuri, anche questo rosso.
posso, qui si potrebbe provare, ma a parte che mi costa un sacco di soldi, vabbè, i soldi ce l'abbiamo. Però, boh, già rosso mi dice qualcosina in più, mi dice, quindi provo a lasciarlo rosso e a farlo tutto rosso. Perché i colori scuri, il problema dei colori scuri è che non sono proprio bellissimi. Qui dentro io ho messo il parquet perché è la stanza dei miei lavoratori, cioè di chi lavora per questo ufficio, per questo aeroporto. Adesso provo a riempire tutto perché voglio farlo un po' più bellino, perché stiamo, ok, ci stiamo allargando, abbiamo due compagnie aeree che ci servono, cioè veniamo serviti correttamente, però voglio anche che sia tutto corretto. Intanto voglio capire che vuole questo qui. Questo qui c'ha fame, adesso proverò a mettere in questa zona qui un qui dietro magari un, no, uno shop, un ristorante. Adesso gli metto un ristorante qui. Ah, ma ci sono anche le stagioni, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Ci sono le stagioni, quindi adesso che è inverno, anche se qui dice season ma non mi dice niente, però è inverno perché c'è la neve, per forza deve essere inverno. Ok, va bene, ci sta. Intanto qui è andato il tizio o la tizia per imbarcare le persone su questo volo. Qua non so se devo fare qualcosa, mi sa che devo gestire i contratti. Come dicevi, i contratti, ci sono contratti veri, tipo Subway l'ho sentito, Burger King pure, gli altri non tantissimo. Adesso vedo qual è KFC, sì, pure. Ah, uno solo, proprio così? Gli hanno dato proprio poco. Io sto continuando a allargare, sono qui da 2 ore e mezza. E vado a fare una piccola pausa e proseguo dopo, perché comunque qui di cose da fare ce ne sono tante. E ho scoperto, non mi ricordo dove, che però per andare avanti dobbiamo per forza dobbiamo ovviamente sbloccare il carburante. Non mi piace questa cosa qui come è fatta, perché è difficilissimo. Dobbiamo sbloccare il carburante, non si capisce benissimo, questo qui, Jet A1, perché così possiamo prendere le compagnie aeree che hanno anche Jet. Altrimenti in questo modo è un po' un casino. Qui non mi fa cambiare le runway, va bene, comunque escono tutti di qua. Sto guadagnando, sto spendendo. Ho fatto un altro ristorantino qui, però qua devo mettergli il colore blu. Io sto andando avanti, quindi adesso io continuo, perché mi sta piacendo proprio, mi sta piacendo. Spero che sia questo il colore giusto, perché non riesco, i colori non li capisco, mi fanno venire, cioè alcuni colori sono sbagliati secondo me, comunque sono fatti così. Niente, io vado a fare un attimo 10 minuti di pausa e riprendiamo subito. Almeno 5 orette ce la dobbiamo giocare a sto gioco, se no che senso ha? Questo non sta andando come vorrei. Vabbè, ho fatto solo 10 vendite, ma forse ho bisogno di un aeroporto più grande per potermi permettere questi così qua, che comunque pagano bene. Speriamo che pagano un po' meglio, insomma. Qua neanche, anche KFC, Burger King non lo stanno andando proprio bene. Forse non c'è l'afflusso di gente che ci dovrebbe essere. Comunque c'è un sacco di aerei che atterrano, salgono e scendono, non si capisce più niente. Allora, le cose stanno andando benissimo, sto guadagnando un sacco, perché ho fatto un'altra modifica. Ho messo sia i 4, un altro aeroporto qui, e ho visto un aereo grande, che adesso non vedo. Già il DCH6 è già bello grande, si usa molto per le piccole isole tipo spagnole, o si usa, è bello grande, c'avrà un, no, 4 posti è troppo poco, però si viene usato. Ho messo qui una pista per il landing, quindi per atterrare, mentre qui ho messo la pista per partire. Questo perché così non si crea meno disordine, secondo me. Cioè, è più ordinato. Io adesso voglio fare una cosa, voglio andare a mettere un parking non small, vorrei mettere quello col ditino, perché così mi può arrivare un A320, un altro qualcosa del genere. Questo è un problema, devo controllare un po' se riesco a farli atterrare. Vabbè, e la pista è un po' lunga, dovrei aggiungere qualche altra uscita, perché magari i piccoli aerei qua riescono a uscire più velocemente, non c'è bisogno di fare chissà che cosa. Inoltre non mi serve più questo, vabbè, lo lascio stare, tanto chi se ne frega. Vi faccio vedere il bello di questo gioco e la gestione, come vi ho già detto. Allora, noi abbiamo un contratto con questo PayHub che costa 8,06, cancelliamo questo contratto, perché se noi andiamo qui riusciamo a trovare un contratto a 3,5, ne ho trovato uno anche di meno, 3,4 non è male, 3,6, 4, no, io prenderei questo 3,4. Quante stelle c'ha questo Hot CF? C'ha 4 stelle, questo perché ne ha 5, 3,6, non so perché. Vabbè, skilled, va bene, skilled lo so. Oh,
cioè non cambia niente, non cambia per il momento. Quindi io prenderei questo qua che lo pago di meno. Perché prendo questi? Perché devo, come vedete qua ho messo il grande, lo devo sistemare, ma qui devo chiudere, perché qua ci deve essere tutto a posto. Cioè devo sistemare questa zona qui che è troppo grande, devo farla più stretta. Qui è troppo grande anche questa, ma adesso la mettiamo a posto. Però se voglio prendere un aereo grosso, qui ci possono arrivare gli A320, credo. Perché su queste piste qua, nonostante siano piccole, c'è scritto che sulle piste piccole, guarda, guarda che small e medium. Quindi small e medium, questo è solo medium e questo è large. I large io non li posso accettare, ma i medium sì. È il medium, quindi mi va più che bene. Quindi questo lo mettiamo qui. Probabilmente potremmo fare il catering, queste cose qui. Però intanto mettiamo questo e voglio anche modificare tutto qua. Adesso piano piano facciamo tutto, facciamo. Allora, ho capito che qui c'era un errore assurdo, perché qui mi dice puoi usarli per i medium, però poi non te lo fa attivare. Ok, allora ho riposizionato tutto, adesso vado a farmi questo, ma devo chiedere un prestito. Sti caspita di prestiti di giochi, tutti i prestiti devo fare, ogni giorno un prestito. E che cos'è? Già la vita fa schifo, mi devo chiedere pure i prestiti. Guarda qui, 7% peraltro è tantissimo. C'è Barclay, Unicredit, da pochissimo, a me serve un 7,50. Io quasi chiedo questo. Così sono sicuro, vado con Indigo Investment, tanto mi dà il 7%, quindi è poco. Devo ripagare in 14 giorni, però dovrei farcela, dai, proviamoci. Oh, il primo aereo grande, caspita, finalmente. Una TR-42 è un aereo abbastanza grande, almeno c'ha 14 persone a bordo e ne devono salire 23, quindi va bene. L'unica cosa che mi preoccupa è che non vorrei che qui si accumulassero troppe persone. Devo stare attento perché... adesso che ho sviluppato questa cosa devo controllare di nuovo la felicità. Mi sembra tutto al 100%, quindi sto facendo un ottimo lavoro. Questo arriva, arrivando qui ha bisogno di una scaletta, quindi le persone scenderanno, ma ci sarà una scaletta per fare tutto questo. Questo non so chi sia, questo non so chi sia, vabbè, lasciamo stare. Quindi dobbiamo, non so se già sono scese, non le ho viste io scendere. Mi sembra strano. Inoltre gli hanno messo il generatore a terra, gli fanno il carburante. Devo stare anche attento per vedere quanto carburante gli mette, ma non tantissimo. Quindi le persone ci stanno. Questo va a Tripoli, il boarding apre alle 13.50, no, alle 13.05. Quindi questi già sono arrivati qua per fare che non ho capito. Can change or clear, vabbè, questo va bene, non c'è lo shuttle. Ah, eccoli. Ma scusatemi, voi perché andate da qui a qui e non andate direttamente qui? Perché stanno facendo il giro lungo? Non li ho capiti. Comunque, finalmente abbiamo preso un aereo grosso. Nonostante abbiamo un debito, siamo in positivo. Quindi la cosa importante è questi aerei qua. Più sono grossi, più pagano. È inutile avere a bordo aerei stupidi che tanto non gliene frega niente a nessuno. Come vedete qui poi arriveranno un... Aspetta, questo che mezzo è? Un A320 con 56 persone che scendono e 34 che devono salire. Quindi ci vediamo, vi faccio vedere l'A320. Di aerei ce ne sono, questo è tutto piccolo, questo è tutto grande e questa qui ce n'è solo una, perché costa un sacco di soldi e vuole un sacco di spazio. Quindi per il momento va bene così, tanto c'è un solo buco. Oddio, ok, dovrebbe essere autunno, non so che stagione sia questa, ma non mi interessa. Comunque, aspettiamo che voglio vedere questo e vado a risolvere un po' di problemi. No, non me l'aveva detto comunque che aveva bisogno del pushback, sto cazzpita di cosa. Se me lo diceva, qui c'è scritto A320, l'MD80757, BLQ, ok, l'ho chiamato io BLQ, molto bello perché ovviamente io sono a Bologna. Quindi lui deve anche effettuare la spinta. Hai bisogno di altro, cos'è questo servizio qua? Penso sia il servizio di spinta, quindi già c'è, devo solo aspettare che... possa partire, non lo so. Questo qui non può atterrare perché c'è un altro volo, mi sta facendo impallare tutto, ma questo è stupido. Non riesce a spingere. Pushback aircraft, ok, quindi deve solo aspettare. Il pushback è questo, l'SA825 è quello, quindi bisogna aspettare. Magari ve lo faccio vedere la prossima volta, la 320. Oh no, ma questo vuole anche il cibo, vuole tutto, ma io non sapevo niente. Mi è arrivato la 320, ma non ce la farà mai nella vita a fare tutto quanto. Io non ce l'ho ste cose qui. Ma perché mi sono andato a infilare in questo incubo di... Allora chiudiamo questa cosa perché non va bene. Non riuscirò mai nella vita a fare tutto. Refueling va bene, il service round in progress. Ma io boarding, ok, non me li chiede. Quindi non requested, lo sa che non ce li ho. Non stare a dirmi che li vuoi, perché io non te li posso fare. Ah, ok, no, non li vuole, perché io queste cose qui non ce l'ho. Comunque sono arrivati un sacco di persone, voglio vedere se funziona adesso. Sono arrivati in ritardo, non capisco come sono messi. Service round, ancora stanno per scendere, quindi adesso si incasinerà un po' tutto. Mi dici che si incasina tutto da questa uscita qui, non so neanche da dove sono.
Cioè, non è ben chiaro, cioè non si capisce benissimo come gestirli. Però ci dovrebbe essere boarding not complete. Vabbè, vediamo, speriamo. Guarda, qui non si può mettere neanche la fila. Questa è la cosa che mi dà fastidio, perché vorrei fare la fila. Questo aereo qui ovviamente è in ritardissimo e il deboarding non me lo fa. Gli porto il carburante, vabbè, gli porto il carburante, mi piace pure che... Meno male. Non riesco a fare il deboarding. Questo cos'era? Quello con l'acqua è il refueling. Porca miseria, devo comprare un mezzo migliore. No, devo comprare un altro mezzo, perché questo qui non ce la può fare mai nella vita. Ci vuole un sacco di carburante, guarda qui. Questi non ce li hanno tutto carburante. Quanto consuma la 320? Ok, finalmente funziona. Questo qui British Airspace, non l'avevo mai sentito, il BAE 146, ma comunque più o meno è una 320. Allora, funziona che si accodano, quindi loro salgono. Mi fa il refueling, quindi l'ha fatto. Ha fatto anche il deboarding, quindi sono scese le persone. Sta facendo questo e ha richiesto il pushback. Ok, ce lo guardiamo tutto, quindi richiede il pushback. Purtroppo ho notato che il pushback va fuori. Guardate qui, non me lo mettere fuori, vabbè, più o meno lo mette giusto. Quindi sono un sacco di soldi sono che mi riescono a mantenere. Ne sta arrivando un altro che è un ATR 42, viene usato per questi tipi di volo, quindi è molto commerciale l'ATR 42, è molto usato per i piccoli aeroporti dove non possono atterrare. Sarebbe bello riuscire a mettere due aeroporti e sviluppare anche il sistema bagagli, ma per i bagagli c'è da diventare matto, cioè. Quindi dovrei fare questo, ma vorrei prima ripagare il debito. Ma sapete che penso che devo prendere un'altra compagnia, perché qui se no io rimango senza lavoro e io ho bisogno di compagnie. Oh, finalmente 320, meno male. Ho bisogno di tante compagnie, ma ho bisogno di più scalette. Ho bisogno di più scalette, perché le scalette stanno andando a finire. Porca di quella miseria, devo comprare un sacco di veicoli. Non c'è neanche un pulsante duplica. Comunque sporcano queste persone, che è una cosa incredibile. Cioè, non riesco a starci più dietro queste persone che sporcano. Guarda, sporcano, 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 sporcano. Non si hanno un attimo di tregua. Lo vedi qua, infatti, shortage. Perché? Perché ci sono tante persone. Vanno, richiedono queste persone. Sporcano tanto, sporcano. Ma cazzo, quando andate a un aeroporto state belli puliti. Ne ho visti un sacco di gente sporca, eh. Boh, che dire, io ci ho giocato 5 orette a sto gioco qui. Ancora non è finito, perché ancora ci sarebbe da sbloccare un sacco di cose. Però mi sta piacendo. Io voglio continuare. Voglio provare a sbloccare questo. Tanto i soldi ci sono. Questi due aerei qua fanno miliardi di più soldi rispetto a questi aerei piccolini che mi danno solo problemi. Perché questi aerei piccolini qua mi obbligano a tenere due piste e devo impazzire. Due aerei grandi mi fanno un sacco di soldi che non finisce mai. Allora, abbiamo scoperto che questi qua sono gli aerei, quindi ce li teniamo così. Io devo fare ancora i bagagli, devo costruire tutta la zona dei bagagli. Non è facile, perché qui poi i bagagli diventano un po' complicati da gestire. Qui abbiamo i mezzi che, con la B, se non sbaglio, mi fa vedere i bagagliai. Dove andranno a finire i bagagli. Quindi si potrebbe costruire qualcosa qui dietro. Lo spazio ce l'ho. E infatti lui mi dice, costruisci... Cioè, estendilo e costruisci un sistema a bagagli. Non è semplicissima questa cosa, però, perché non mi dice veramente tutto. Speravo che mi dicesse qualcosina in più, devo un attimo studiarmelo. Ok, forse ci siamo, posso attivarlo? Boh, penso di aver fatto tutto, ma non sono sicurissimo. Io l'ho attivato, speriamo bene. Inoltre devo dirgli che possono... ok, baggage, ok, devo fare anche l'ultimo pezzettino. Cioè, ci è voluto un sacco. Baggage handling... Questo è baggage upgrade. No, poi ce l'ho. E il bay, vai. Dovremmo esserci. Devo fare 5 flights commerciali. Quindi adesso questi qua, quando arriveranno, mi richiederanno anche un sistema. Questo che caspita c'hiamo di problema. No, guarda, ma non funziona. Baggage bay not connected. Però questo è connected. Vabbè, facciamogli anche questo. Connect baggage bay. Ah, ok, non posso farlo perché, certo che non posso farlo, c'è l'aereo sempre, ogni 5 minuti c'è un aereo qui. Spero che possa funzionare, io non vorrei, cioè non vorrei, vorrei lasciare il bagagli solo per questi, perché altrimenti mi si confonde tutto, è un casino, quindi mi piacerebbe non connetterlo, non so se è obbligatorio, spero di no, fino a ora ha funzionato. Inoltre qui ho fatto sia le file, ma c'è un piano interrato. C'è un piano interrato dove ho nascosto tutti i bagaglietti qua. Questo dove... Chi caspita è questo? Dove sta andando questo pazzo? Guarda, come hanno fatto a passare di qua non lo so. No, guarda. Ok, di qua non dovrebbero andare loro. Questa dovrebbe essere una zona... Cioè, non c'è il modo di dirgli non passate di qua. Non c'è modo per dirgli questa è una zona dove non potete entrare. Anche qui loro potrebbero andare, ma io non voglio che loro vadano lì.
Peraltro qui lo stand set, vabbè, fai il cavolo che vuoi. Ok, questo qui lo potrei collegare, ma invece non lo collegherò. Voglio vedere se finalmente funziona un sistema bagagli, ma c'è tutto sporco. E questo job task non è fatto benissimo, è janitors, mi mancano janitors e mi mancano ramp agent, ok. Eccoli, vediamo se funzionano. Quindi loro passano di qua e se li prendono, quindi non c'è un obbligatorio. Ok, funziona tutto. Questo non so quando l'ho preso, ma funziona a meraviglia. Non li ho visti, anche quelli che si imbarcano. Ok, vediamo se va sotto. Non vorrei si perdesse, no, non si perde. Lui arriva qui, molto figo, perché questo coso arriva sopra, arriva sotto e poi ritorna qui, dovrebbe arrivare un camioncino. Quei due camioncini che ho visto, ma che ho perso, se io li lasciassi parcheggiati, questo, se io dicessi guarda parcheggia qui invece che andartene in giro, che non sei bello, ce ne dovrebbe essere un altro. Anche questi dovrei spostarli tutti qua, dovrei rimuovere questo coso, ma non so come si fa. E quindi faccio così, ragazzi, io mi fermo. Oddio, guardate quanti aeroporti, quanti aerei ci stanno. Si sta incasinando sempre di più, il gioco è in accesso anticipato, ha bisogno ancora di qualche fase di per sistemarlo, ma vabbè, questo c'è, poi li sistemerà. Io non so se collegarli tutti, ma non me li fa collegare, vabbè. Solo questo me li fa collegare, è poco chiaro. Tu dove stai? Stati qua, se ne vanno in giro loro, non so perché. State tutti qua invece che andarvene in giro. Questi che sono qui dentro non dovrebbero stare qui, ma io non so, se io questo qui lo chiudo, loro si trovano... No, non si trovano un altro parcheggio. Bene, mi fa piacere questa cosa. Allora, me lo giocherò ancora, perché a me questi giochi qua piacciono tantissimo. Qua non so cosa è successo, probabilmente devo chiudere una, perché ho fatto una troppo grande, probabilmente, non sono troppo sicuro. Io spero di avervi fatto conoscere un gioco che non conoscevate, bello, carino, per chi ama come me i gestionali, i manageriali. Questo poi è un gestionale veramente fatto bene, c'è tutta la parte, c'è ancora buchi, dobbiamo riempire questi buchi, devo prendere più compagnie aeree. Io sono soddisfatto, mi sono divertito tantissimo, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, non so quanto è uscito lungo, è la prima prova che faccio a realizzare un gameplay review che possa farvi conoscere il gioco, non lo so come... Fatemi sapere se va bene così e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!